Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova e ultima diretta della stagione con Spazio Aperto. Assieme a voi Antonella Intrenò. Ugo Lombardi. Oggi chiudiamo in bellezza, ve lo annuncio subito. Come potete vedere dalle immagini, abbiamo in diretta dal Caffè dei 100 Passi di Bari Rossella Malfa, la proprietaria appunto del caffè. Ciao Ti Rossella. salutiamo, ciao Rossella. Ciao, ciao Antonella, ciao Ugo, ciao a tutti. E Pietro Orsatti, autore dell'ultimo libro Il bandito della guerra fredda e precedentemente nelle librerie con Roma brucia e Grande raccordo criminale. Naturalmente parleremo e della presentazione dei libri che si è tenuta ieri sera proprio al Caffè dei 100 Passi, alla quale era presente anche Aaron Pettinari, che salutiamo virtualmente, sappiamo essere in viaggio verso casa finalmente, quindi. E naturalmente del libro di Finalmente Pietro, deve lavorare il ragazzo lavora sempre e comunque, quindi in qualunque circostanza e situazione. E dicevamo per l'appunto che c'è stata la presentazione del libro di Aaron Pettinari, quel terribile 92, e Il bandito della guerra fredda, il libro di Pietro. Salutiamo il nostro editorialista di pianetaoggitv.net da Venezia, Massimo Bonella. Ciao Massimo. Ciao Massimo. Sì, buonasera a voi. A brevissimo ti daremo la linea come sempre per gli ultimi aggiornamenti e salutiamo e ringraziamo il regista di quest'oggi, Ugo Moreno Moreno. da Modena. Ciao Ugo. Ciao a tutti. Ciao. Stavo per chiamarti Rosario, una piccola sovrapposizione. Va bene, allora Ugo ti passo la linea per i saluti al network consueti e poi subito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego Ugo, a te. Ti ringrazio Antonella. Come tutti sapete, Radio Saiuz si avvale della collaborazione di altre web radio, che sono appunto Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana e Modena Noi Radio sempre da Modena. Inoltre ci si può seguire sul sito di radiosaiuz.it e alla pagina Facebook sempre di Radio Saiuz. A te la parola, Antonella. Che rigiro subito a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti. Prego, Massimo. Sì, grazie Antonella, alle 18:34 saluto anche Ugo Moreno alla regia centrale, questa volta diciamo in Modena. Un saluto naturalmente a Rosario Moreno a Treviso. Ecco, vorrei in particolare, a proposito di saluti, salutare il nostro pubblico di Radio Valdichiana, visto che quell'emittente la gestisco io, dove all'interno, oltre a ascoltare questa trasmissione, possono anche poi vedere tutte le varie news della Valdichiana, le varie iniziative culturali, folcloristiche. E non solo, altresì vedere la televisione di Cinciano Terme, la storica emittente televisiva dove va in onda anche il nostro settimanale Pinetologi Report, vale a dire Telidea Chianciano, che oggi potremmo dire Telidea Toscana perché ha potenziato il segnale per tutta la Toscana. Pensate che insomma arriva da Lucca a Viareggio, quasi a ridosso della Versilia, fino diciamo in Umbria, Lago Trasimeno, il Perugino e parte anche dalla provincia di Terni. C'è chi anche la vedeva o la vede tuttora adesso, così mi è stato detto, anche a Roma. Telidea, quindi un saluto ai ragazzi di questa emittente, Moriano Micheli in modo particolare, che è un po' l'equivalente, ecco, di Rosario e Ugo Moreno, praticamente, per questa emittente favolosa che da tanti anni trasmette sempre molte informazioni dal territorio con delle finestre anche sul nazionale. Dunque, veniamo a noi, abbiamo una notizia che merita di diciamo così, di metterla sotto i riflettori, la seguente, ci spostiamo in Lazio a Roma, vertice in Campidoglio con l'assessore regionale e rappresentanti di Acea per trovare una soluzione ed evitare il razionamento dell'acqua a oltre 1 milione di romani. Al termine della riunione, l'assessore regionale ha detto che è in piedi una cabina di regia per evitare i disagi, annunciando novità nelle prossime ore e di incontro fruttuoso ha parlato il presidente di Acea Lanzalone. Nuovo vertice quest'oggi sull'acqua di Roma con il ministro dell'Ambiente Galletti che tenterà una mediazione tra Regione e Acea Comune per scongiurare il razionamento. Attesa nel pomeriggio la pioggia sulla capitale,
assediata da siccità e incendi. Ecco, vedremo magari se abbiamo qualche notizia dopo con gli aggiornamenti alle 19.25. E poi che altro dire, non vedo, diciamo, informazioni da porre in primo piano. Posso dirvi che nella testata pianetaoggitv.net, che anche questa, diciamo, è gestita dal sottoscritto, quindi c'è pianetaoggitv con RST, Radio Science TV, che lavorano assieme, e con il taglio locale a Valdichiana con Radio Valdichiana, che fa parte sempre del circuito Radio Science. Ecco, ho dato un po' di informazione anche su questi media, in modo che la gente, ecco, sa quando si sintonizza, sa di cosa si tratta, sa come siamo organizzati e sa quindi anche come trasmettiamo, cosa trasmettiamo, come ci muoviamo. Dunque, a taglio primo su pianetaoggitv.net, brevemente, ci sono degli articoli di antimafia, ovviamente riferiti all'anniversario della strage di Via D'Amelio. Dunque, il primo di Matteo: rispettare il dolore familiare e chi in questi anni ha cercato la verità. A seguire, Via D'Amelio, dopo 25 anni, nessun silenzio. Anniversario strage Via D'Amelio di Matteo: amore per la patria e la verità. Poi abbiamo un comunicato del Movimento 5 Stelle, poi ancora Via D'Amelio, oltre i depistaggi cercate i mandanti esterni. E quindi poi il nostro settimanale Pianetologi Report, quello che va anche sul circuito RTV terrestre, e anche qui si parla di un anniversario, il tremendo tornado che si è abbattuto nel nord-est d'Italia, precisamente nella riviera del Brenta, che ricordo ha causato un morto, alcuni feriti e soprattutto molti molti danni. Alle 18.39 restituisco subito la linea a Antonella Intranò e Ugo Lombardi per la conduzione di Spazio Aperto. So che avete degli ospiti interessanti, a voi la linea. Grazie Massimo, ci risentiamo naturalmente in chiusura. Allora, Rossella e Pietro, per galanteria naturalmente partiamo da Rossella. Rossella Malfa, titolare del Caffè dei 100 Passi, che ieri sera appunto ha ospitato l'ennesima presentazione dei libri di Aaron Pettinari e di Pietro Orsatti, appunto. Ormai, Rossella, è trascorso qualche tempo da che la tua attività ha avuto inizio e sappiamo che il Caffè dei 100 Passi non è una semplice caffetteria, giusto? Assolutamente sì, il Caffè dei 100 Passi è una caffetteria ed è anzitutto, vuole essere un presidio antimafia. Spieghiamo cosa significa essere una caffetteria ed un presidio antimafia, perché alle volte possono sembrare, insomma, incompatibili come realtà. E fare impresa e fare antimafia significa fare impresa in maniera trasparente, pulita ed onesta. E quindi noi abbiamo scelto di farlo in questo modo. E di conseguenza abbiamo una filosofia molto chiara all'interno del caffè e quindi anche chiaramente verso l'esterno. Questo significa che la cucina è totalmente gestita da me, questo significa che c'è una selezione molto attenta degli ingredienti, una altrettanto molto attenta selezione dei fornitori. Non vendiamo patatine fritte, non vendiamo bibite che insomma sono sempre alla portata di tutti e che vengono prodotte da aziende che sicuramente non sanno cosa significhi l'etica del lavoro e non abbiamo esposte marchi di caffè perché in questo mondo, nel mondo della torrefazione, molto spesso si creano quei rapporti d'aria vera che sono sempre l'anticamera di un sistema mafioso e sicuramente di un rapporto mafioso. Ad oggi che valutazione fai della tua attività, della presenza di un presidio antimafia come il tuo sul territorio? Che tipo di risposta hai ricevuto? Allora c'è una risposta differente, nel senso c'è una risposta non risposta da parte della pubblica amministrazione, nel senso che noi ci troviamo molto spesso ad affrontare situazioni surreali e c'è una buona risposta invece da parte dei cittadini, c'è un interesse a quello che noi proponiamo, perché poi io ho deciso sin dall'inizio di far conoscere il caffè attraverso molti eventi dedicati ai libri, e quindi appunto l'evento di ieri sera, dedicati al teatro,
teatro di denuncia, con Roberto Giacoia ed altri splendidi artisti, con la musica, con la poesia, con tanti laboratori. Quindi la risposta da parte dei cittadini c'è, è buona, c'è un bel interesse, ne vengono sempre piacevolmente rapiti e coinvolti, questo ci fa molto piacere, però è una lotta, è una resistenza, una resistenza. Comunque è una resistenza supportata da un interesse che abbiamo potuto toccare con mano anche noi ieri, essendo stati presenti purtroppo sul finire delle presentazioni, ed è lo stesso interesse, Pietro, che naturalmente ha suscitato, seppur per un periodo molto molto breve, forse per 24 ore non di più, la sentenza rispetto al processo di Mafia Capitale, una sentenza che devo dire ci ha lasciati abbastanza sbalorditi da un lato, ma consapevoli che non poteva andare altrimenti dall'altro. Ti chiedo, Pietro, ma questa sentenza stabilisce che a Roma la mafia non esiste? O vuole stabilire dell'altro? Allora, che la mafia non esista a Roma è impossibile dirlo, per il semplice fatto che ci sono tutte le mafie presenti in Europa a Roma, e quindi assolutamente... sarebbe assolutamente falso e sarebbe assolutamente ridicolo, perché le mafie a Roma sono da 40 anni presenti, stiamo parlando di mafie tradizionali, quindi sto parlando di Cosa Nostra, sto parlando di 'Ndrangheta, sto parlando di Camorra, sto parlando dei Casalesi, sto parlando perfino di alcune cose di Sacra Corona Unita, visto che siamo a Bari, e purtroppo anche qui una filiazione della 'Ndrangheta ha avuto, ha preso piede. Ci sono tutte le mafie straniere, tutte, in particolare i russi e i cinesi, ma i russi sono molto aggressivi sul riciclaggio, quindi sono assolutamente presenti, e in più c'è una mafia autoctona che sono decenni che noi cerchiamo, noi come romani, cioè nel senso, nonostante che io sono nato a Ferrara, io sono romano, cioè nel senso, si sente anche dall'accento ovviamente, ma mi sento proprio parte anche di un pezzo della città particolare. E vi posso garantire che la presenza mafiosa, da quando sono ragazzino e ho la conoscenza di un fenomeno coercitivo e violento e oppressivo come quello mafioso, lo sento perfettamente, ne ho perfetta conoscenza, come cittadino ancora prima che cronista, e poi come cronista ovviamente sono anche andato a documentarlo negli anni, e questa pezzo qui, questo segmento che si tenta culturalmente di negare, e sto parlando di quella che è stata chiamata la banda ramagliana, poi è un fenomeno molto più complesso, di cui Carminati è assolutamente l'erede, cioè quello di cui stiamo parlando quando noi parliamo di Mafia Capitale, che poi è l'organizzazione legata a Carminati, stiamo parlando della banda ramagliana, cioè di quello che è diventato, cioè quell'ambiente che si è trasformato nell'organizzazione di Carminati. La questione è che si è sancito che non c'è una mafia romana autoctona, quindi si è definito, e io se fossi sotto Cassino mi incazzerei come un animale a pensare che è stata definita che la mafia è una questione etnica con questa. Cioè, se non sei patrice, se non sei siciliano, se non sei pugliese, se non sei campano, non puoi essere mafioso. Anche se hai comportamenti mafiosi, anche se fai azioni mafiose. Questo diciamo in termini, io sto parlando di etica, non parlo in termini giudiziari in questo momento. La questione è un'altra, cioè che noi adesso ci troviamo a dover gestire una delle cose più pesanti, ovvero di cercare di capire che mentre noi fotografiamo giudiziariamente con le inchieste eccetera quello che ha fatto la mafia in passato, la mafia è molto più veloce di noi a trasformarsi, si è trasformata completamente, ma anche nei luoghi tradizionali, cioè ad esempio se fuori da Palermo è evidente che la mafia militare, quella che sparava con la coppola o con la mitraglietta perché stava con Zutotò, cioè, ci sono delle intercettazioni straordinarie in cui a un certo punto ci sono due capi mandamento che si telefonano: ah, ma che facciamo? Non ci abbiamo più, quelli non ci danno più il pizzo, quest'altro la droga se la sono presi i nigeriani, fra poco ci tocca mandare i picciotti a lavorare. E intanto, però, invece,
i soldi circolano, la grande mafia fa affari in un'altra maniera. Ieri parlavo con Francesco Forgione, ex presidente della commissione antimafia siciliano, eccetera, della sentenza, e lui mi diceva: pensa che a San Luca, cioè, secondo te, che a San Luca non abbiano presentato un sindaco è un problema? All'Andrangheta che gli frega? Cioè, loro trattano con altri soggetti. Ormai trattano con le banche, con la finanza, con la grossa industria. Cioè, non hanno più bisogno di trattare con la politica. Esattamente, c'è una mafia che è diventata un sistema. Cioè, Scarpinato ultimamente l'ha definito un sistema di sistemi criminali, in cui la mafia è una delle componenti, ma non è per forza che tutte queste componenti siano tradizionalmente mafiose. Poi c'è una mafia che è militare, da non sottovalutare mai. Sto pensando ad esempio all'offensiva, mentre a Palermo la situazione è quella che vi dicevo, c'è un'offensiva nel Catanese e nell'Ennese, militare, con una presenza militare della mafia. Stessa cosa, l'Andrangheta non, casomai non spara più a Gioia Tauro, però in Emilia non credete che i comportamenti siano molto differenti. E anche lì la sentenza di Roma avrà delle ricadute, perché poi lì c'è la presenza di autoctoni, cioè di emiliani che sono entrati a far parte dell'organizzazione. Come la gestisci questa cosa quando hai praticamente detto che la mafia è una questione etnica? Poi si possono fare tutte le differenze che vogliamo, possiamo dire che Pignatone ha fatto degli errori, eccetera. Ci sta tutto, che c'è stata una lettura minimale della sentenza, ci sta tutta, ma lì ci sono dei segnali pesanti. La mafia a Roma c'è, e vi posso garantire che c'è una mafia romana, si chiama, possiamo chiamarla Banda Magnana o Pippo, però comunque sempre quello è, che utilizza la violenza, la forza, l'intimidazione, il ricatto, e che condiziona l'economia di 5 milioni, l'economia e la vita di 5 milioni di italiani. Ecco Pietro, lo anticipavi tu poc'anzi, sarebbe stata la domanda che ti avrei posto adesso. Che precedente crea questa sentenza rispetto al processo che si sta svolgendo in Emilia? Un altro processo molto importante, che tipo di influenza potrà avere per te? I pericoli sono gravi, io spero, cioè ogni tribunale ha una sua autonomia e tutte le corti hanno delle autonomie. C'è un messaggio che mi ha lasciato molto più inquieto della sentenza vera e propria. Cioè, possiamo entrare nell'assurdo che ci sta, loro sanciscono l'esistenza di due organizzazioni, una che fa ricatto e intimidazione e usa quindi metodi tipicamente coercitivi, e un altro che invece si occupa della corruzione. Il problema è che condannano le stesse persone di vertice. Cioè, quindi c'è un vertice, ci sono due vertici che diventano un vertice, ma soltanto per caso, e non hanno nessuno, le due associazioni criminali che si inventano per non individuare un'unica associazione criminale, è questa, la dividerle. Cioè, c'è una che fa soltanto corruzione e l'altra che fa comportamenti, a Roma si direbbe da coatti, no? Comportamento del coatto da strada, del criminale, della vecchia malavita. Insomma, non è così, cioè, a Roma non è così, cioè, lì ci sta, cioè, io vi dico, ci ho fatto due libri, il primo con Floriano Bulfone, siamo usciti 11 mesi prima, quindi avevamo già lavorato l'anno prima che ci fossero i primi arresti, avevamo fotografato perfettamente la situazione e avevamo individuato Carminati come, ed era facilissimo individuarlo, a Roma lo sanno perfino i sassi, cioè i bambini sanno chi è Carminati il cecato. Guardate che c'è nell'immaginario romano, questa gente è a livelli di Totorina, il problema è che noi non ce l'abbiamo il concetto, io sto parlando dell'immaginario collettivo, non sto parlando di reati, cioè, nel senso, Carminati sanno tutti chi è, Abbatino sanno tutti chi è, ma non perché sono il freddo e il nero della fiction, lo sanno molto prima della fiction, molto prima che De Cataldo dismettesse la sua figura di magistrato, non rimanendo magistrato, per mettersi a scrivere su sentenze che lui aveva emesso, cioè, che poi lasciamo perdere, questo è un dato abbastanza inquietante, però comunque l'ha narrata quella roba, e l'ha narrata bene, quegli intrecci, perché l'aveva assolutamente fotografata, anche perché aveva conoscenza delle carte su cui aveva lavorato, e quindi sapeva perfettamente com'era la situazione, ma lì la questione è che la mafia,
a Roma ha delle connotazioni molto particolari e ha una connotazione che è quella più pericolosa da ammettere, che invece è comune a tutte le mafie, ma a Roma diventa assolutamente evidente. Là, e che Carminati incarna alla perfezione, il rapporto strettissimo fra eversione nera e criminalità. Che sono, come si direbbe a casa nostra, fra affiliati, sono la stessa cosa. Questa roba qua è una città dove la borghesia nera continua a comandare. Ho appena detto, non è un'affermazione retorica, continua oggi a comandare, ed è evidente. Io sto parlando di politica in questo momento. E questa cosa è intollerabile, non può uscire fuori che c'è quel tipo di borghesia che ha un rapporto con una parte di criminalità, storicamente documentato. Il problema è tutto lì, e su questo c'è un cortocircuito che la Corte tira fuori facendo una sorta di lobotomia del cervello della mafia romana, dividendola in due associazioni a delinquere. Poi ci sono interpretazioni, ci sono tutte le interpretazioni che possiamo dire. Ho avuto anche discussioni con Antonio Indroa, che dice che non è un'organizzazione mafiosa, o comunque che non si è riuscito a dimostrare che sia un'associazione mafiosa. Noi avevamo definito l'associazione di Mafia Capitale 11 mesi prima, io e Floriano Gulfondi, in grande raccordo criminale, definendo Carminati l'amministratore delegato e broker di un'associazione temporanea di impresa, dove tutte le mafie a Roma non potevano governare l'intero territorio, ma si mettevano in associazione comune e eleggevano l'intermediario che faceva da marziere degli affari e anche l'equilibratore per abbattere i conflitti inevitabili nella gestione di attività criminali sui territori. E questo qua è evidente a Roma, anche ai Sassi, quello che può dire l'avvocato Naso, tutto quello che vuole, che gli vorrei ricordare che fra l'altro Carminati non è neanche romano ma è milanese, che a Roma non si è tutti cazzari, e il meno cazzaro di tutti mi sembra Carminati, ma da quando arrivò nel 77 e entrò contemporaneamente con la sua doppia professionalità all'interno del nucleo armati rivoluzionari e dall'altra parte a fare il recupero crediti per gli strozzini della banda della Magliana, perché così iniziò la carriera criminale di Carminati a Roma. Questa roba qui nessuno riuscirà a smontarla, neanche una sentenza. Adesso vediamo come sarà l'appello, però culturalmente abbiamo fatto un passo indietro in maniera terrificante. Poi c'è la mia area politica che è assolutamente incosciente, non capisce, non ha capito neanche il fenomeno, si è fatta inquinare a Roma, ve lo dico, la sinistra ha fatto dei casini in Roma, ma non ha le responsabilità che ha avuto la borghesia nera, che ha spalancato le porte a questa gente quando ci fu Alemanno come sindaco, in quei 5 anni devastanti in cui infatti questo sistema ha preso piede in maniera devastante. Questi erano affamati, erano stati esclusi dalla sinistra, affamati, proprio famelici, si sono buttati sulla torta. Basta andare a vedere le inchieste, non quelle di Mafia Capitale, ma io sto passando dalla maxi tangente Breda Menarini, delle cose terrificanti, la privatizzazione della CEA, cioè lì siamo parliamo dell'emergenza idrica, la privatizzazione della CEA vincolata alla manutenzione delle tubature. Sono passati 10 anni, guardate com'è la situazione a Roma, in cui praticamente sì, lì cazzari, perché hai detto cazzate quando hai fatto gli accordi commerciali durante il passaggio alla privatizzazione. Cioè, la situazione di Roma è drammatica, è ingestibile. Ma scusa Pietro, scusami, ti interrompo, riportando il discorso nell'argomento politico a cui tu prima facevi riferimento, c'è stata... Cioè, non ho problemi a dirlo. I 5 Stelle a Roma rappresentano la borghesia nera romana. Perfetto, ma io a questo punto ti chiedo, se è vero che c'è una, o dovrebbe esserci, un'opposizione, l'opposizione, questo ruolo
lo sostiene o no? Cioè, cosa fa l'opposizione? Qual è l'opposizione? Stiamo parlando, allora, cioè, allora, la sinistra è devastata, Orfini delira, ormai è evidente che il PD ha i suoi guai in casa, c'aveva un'unica figura che era Barca, Fabrizio Barca, che aveva fatto un'indagine interna, lo hanno liquidato con un tweet e lo ha liquidato Orfini, poi adesso dice, ah però Mafia Capitale è mafia adesso, ma quando doveva fare la pulizia all'interno del partito che non ha fatto? Perché non ha fatto, ha toccato soltanto due delle sezioni, delle decine di sezioni di cui aveva parlato, dei vari comitati, dei vari circoli di cui aveva parlato Fabrizio Barca, ha preferito allontanare Fabrizio Barca, cioè non utilizzare più le competenze di un tecnico come Fabrizio Barca. Però contemporaneamente, capito, cioè, tutto è andato avanti così, in cui cioè, è evidente, cioè, c'è stato l'amministratore delegato di Ani, che è andato agli arresti domiciliari, è stato condannato, che era il capo di una assessora su cui ci abbiamo dibattuto a Roma per 6 mesi perché era incompatibile col ruolo, e in cui scendevano leader da Genova e da Milano a dire no, questa è intoccabile, eccetera. Ma di che stiamo a dire? Ma voi pensate che qualcuno... cioè, a Roma, pensate che una neolaureata possa andare a fare il praticantato allo studio di Previti se non c'ha, non viene da un certo tipo di ambiente? Io non sono uno di quelli che dice i figli ereditano le colpe dei padri o hanno, forzano questo tipo di cosa, però tu entri all'interno di un certo tipo di ambiente in termini professionali soltanto se tu c'hai un rapporto strutturale all'interno di un ambiente sociale dove sei cresciuto e ti sei formato, e se tu hai, poi nella tua continuità di lavoro e di vita hai dei rapporti professionali con una determinata area politica legata a determinati studi legali che a Roma sono determinanti nella conduzione della, cioè voi pensate che il porto delle nebbie è soltanto perché ci sono i magistrati che si sedevano comodamente aspettando che arrivasse il sereno, o che ci fosse una delle camere penali più inquietanti del pianeta? Cioè, ve lo ricordate Vitalone, volete che vi faccia, cioè, al di là di Previti, ma ci sono dei nomi che vi lasciano sconcertati, le perizie fantasiose psichiatriche dai leader, da Pelosi fino a ad oggi, passando per tutta la banda della Magliana, eccetera, cioè, ci sono state cose terrificanti che sono successe lì dentro, e non è che ci stanno i giudici, il giudice Carnevale, la Cassazione, quell'altro, il Porto delle Nebbie, la procura peggiore d'Italia in termini di insabbiamento appena si arriva sulla cosa, cioè, sono cose che sono successe. Pignatone non era così, Pignatone forse ha fatto degli errori di arroganza, pensava di essere riuscito a far fare un salto culturale a Reggio Calabria, probabilmente sì, e ha pagato un prezzo, perché pagherà un prezzo in termini di, cioè, sicuramente la sua carriera si fermerà con una pensione, non con un passaggio successivo, dopo, cioè, nel senso che penso che pagherà un prezzo politico in termini di carriera. Però detto questo, la cosa è diventata come al solito quelle difesserie, no? Cioè, Pignatone non mi sta simpatico, allora lo attacco. Anche se poi strumenti, cioè, siamo in un paese assolutamente ridicolo, in cui Roma, che è una situazione assolutamente ridicola, è ancora più ridicola. La questione che è più ridicola è che teoricamente sono i 5 Stelle che governano, poi vai a vedere socialmente gli ambienti che governano Roma sono altri, che attraverso dei giovanotti della figli di una determinata borghesia sono andati al potere e gestiscono malamente, perché siamo al fai da te a Roma, eh? Cioè è evidente che ormai i romani fanno al fai da te, cioè non c'è più l'amministrazione pubblica, c'è gente che dice era meglio quando c'era Buzzi, perché pagavi, c'era la corruzione, ma i servizi c'erano. Il problema è che c'hanno ragione. E questo rientra purtroppo nell'immagine secondo la quale appunto la mafia diventa poi riferimento in quanto l'unica in grado di garantire servizi, e quindi nel momento in cui c'è un'alternanza di questo genere, il cittadino di fronte alla difficoltà quotidiana, non avendo come riferimento lo Stato precostituito, ordinario, naturalmente non può fare altro che rivolgersi all'alternativa. Peccato che in questo caso l'alternativa appunto sia di carattere criminale. Rispetto alla figura della Raggi, Pietro, parlavi di una fotografia abbastanza eloquente rispetto al ruolo del sindaco. Perché, cioè, nel senso, poveretta, perché poi
cioè, ormai è oltre le gaffe, cioè le fa continuamente. E c'è questa cosa meravigliosa in cui, nel momento in cui viene emessa la sentenza, lei ha fatto l'avvocato, quindi probabilmente si è avvicinati agli avvocati delle difese nel settore dell'aula bunker dove c'erano gli avvocati della difesa. In quel momento esce fuori la sentenza e lei si ritrova lì in mezzo, ci stanno tutti gli avvocati, fra cui Naso che stava lì facendo le ola, tutti che ridono eccetera, tutta la stampa attorno, e lei al centro assolutamente persa, poveretta. Allora, la questione è questa: tu sei un avvocato eccetera, ma perché in quel momento ti rappresenta il sindaco di Roma? Cioè, essere un gaffer non è un professionista, perché ormai è evidente che la Raggi è una gaffer professionista. Non è che essere un gaffer ha un valore perché dici, ah, ma io sono prepolitico, io sto facendo, io sono il movimento. Cioè, il problema è che tu governi 5 milioni di persone, con oltretutto un paese in una città che è anche la capitale d'Italia, è anche lo specchio di questo paese, in uno dei momenti peggiori che si siano mai visti, e sembra che la tua attività principale sia quella di far precipitare la situazione. Perché cioè, 11 gli assessori cambiati in un anno, uno al mese. Cioè, vorrei sapere, non ho perso il conto delle competenze che si è dovuta arrogare lei per riuscire a continuare a governare. Cioè, c'è una giunta a Roma. Cioè, io non ci sto vivendo più. C'è una giunta a Roma. O c'è un gruppo di ragazzi che va a regalare i biglietti per l'opera Caracalla, fra cui c'è anche la sindaca, ai turisti per firmarsi su Twitter? C'è qualcuno che sta amministrando la cosa pubblica, o c'è qualcuno che sta lì a fare sport, a occupare spazi? Questo è quello che avviene poi anche a livello nazionale. Il problema è che non c'è nessuno che possa riempirli quegli spazi che loro potrebbero liberare. Il problema è che la sinistra non ha, cioè in questo momento, ad esempio, andare a parlare di modificare il 416 bis, cioè l'associazione mafiosa, per connotarlo è un articolo che ha quasi 30 anni di anzianità, e ritrasportarlo nella realtà e modificarlo potrebbe essere pericolosissimo. Ma non è quello che stanno mirando a fare, secondo te, invece, con tutta questa storia? Nel senso, no, nel senso sì, ci può essere questa cosa. Io spero che ci sia un minimo di lucidità da parte di pezzi della sinistra che rinsaviscano, cercando di capire che non è che puoi negare l'evidenza che ti sono entrati in casa. Esatto. Penso a Del Rio. Che non è possibile che tu possa continuare a candidare, a pensare di candidare il magistrato di punta del momento, come è successo con Di Pietro, adesso che vogliono candidare Di Matteo, e poi pensando che siano i salvatori della patria. Cioè, non è che uno che fa il magistrato ha l'autocertificazione di essere un buon politico, un buon amministratore. Cioè, in questo paese ormai tutti pensano che nessuno possa fare. Cioè, che tutti possono fare qualsiasi cosa, posso fare giornalista, posso fare politico, posso gestire la caffetteria dei 100 passi. Cioè, io non so fare i caffè alla macchinetta questa qua, posso pure imparare, ma non so neanche a sorridere, sono anche antipatico certe volte, quindi cioè, non è che sono bravo con il cliente eccetera. Ognuno ha le sue professionalità e non è che ci si improvvisa. Invece in questo paese ormai, dal Tangentopoli in poi e dalla discesa in campo del super dilettante Silvio Berlusconi, che non tanto super dilettante poi si è rivelato, cioè da quel momento ognuno può fare, scusate, ormai essendo, ormai avendo sdoganato cazzare, ognuno può fare quel cazzo che vuole. Ve lo ricordate la cosa, siamo, com'era la cosa di Guzzanti, il popolo di libertà che urinava sul divano, che facevano le cose, c'era questo aspetto, noi siamo il popolo di libertà e quindi siamo liberi di fare come cazzo di me, facevano tutte queste, ormai è così. Il problema è che lo fanno tutti, ok, ognuno può fare qualsiasi cosa, cioè adesso, cioè, che ne so, Rossella, vuoi fare il sindaco di Bari, c'è il prossimo giro, cioè nel senso, la cosa, ha le competenze? Forse sì, la questione è, ma tu te lo sei fatto un percorso per arrivarci a essere sindaco? Okay. Quello è il problema. Quanto sei ricattabile se non hai quelle competenze? Quanto ti metti nelle mani degli uffici che casomai sono infiltrati, corrotti? Cioè, che ne so,
del tuo gabinetto, del tuo entourage di tecnici. Marra, Piero, scusami, quale percorso bisogna fare per essere un buon antimafioso? Umili. Capire che si può essere mafiosi in un momento. E invece quella cosa che manca da anni, da decenni, è proprio da decenni sto parlando, quindi non soltanto da anni, è quello di essere umili. Non si parla di antimafia, dire essere anti qualcosa è un... secondo me in questo momento è culturalmente errato. Bisogna essere propositivi verso la trasformazione sociale, capire che la mafia è un problema sociale. Cioè, questo siamo in un posto che si chiama i 100 passi, ispirato a Peppino in passato, in cui adesso gli stanno appiccicando l'etichetta di legalità addosso. Eroe della legalità, c'è stato Sandro Ruotolo, adesso questo ve lo racconto perché è terrificante, che commentando degli scontri fra polizia e manifestanti in Val di Susa, disse in diretta televisiva: ti vergognerebbe a vedere queste situazioni, Peppino in passato che non avrebbe mai fatto questo tipo di cose. La questione è che è completamente falsa questa immagine, perché Peppino in passato prendeva le botte e probabilmente tentava di resistere impedendo che venisse fatta l'autostrada che ha distrutto tutti gli aranceti di Accinisi, perché lui capiva perfettamente che il potere ha un pezzo che si chiama mafia. C'è la definizione del 1976 fatta dalla prima commissione antimafia, che definisce la mafia un'espressione della classe dominante, non delle classi popolari né di una classe criminale, ma dell'espressione della classe dominante. E sto parlando della relazione di maggioranza, quindi votata all'unanimità dal Parlamento italiano. Questa definizione l'abbiamo presa e archiviata. E ancora pensiamo, cioè ci sono pezzi della sinistra antagonista, parliamoci chiaro, che pensano che col mafioso, cioè col picciotto di strada, ci si possa parlare, ci si possa anche collaborare, perché sono degli oppressi pure loro. Non è così. Essere antimafioso in questo paese significa essere ragionevoli e capendo che i problemi vanno affrontati politicamente e socialmente, non in slogan e curva da stadio. Eh sì, però abbiamo avuto. Cioè, io leggo il giornale Il Fatto, ok? Posso essere molto vicino al fatto, ma io leggo il giornale Il Fatto, ma vedo specularmente, quindi ribaltati, lo stesso titolo tutte le mattine da almeno 15 anni. Va bene, abbiamo Pietro, abbiamo una enormità di diagnosi, più o meno sono sempre le stesse. Magari la terapia non riesce a modificarsi. La terapia ognuno faccia il meglio che può, cioè nel senso che a questo punto certo. Si sa un po', però quasi quasi lo direi, però lì la questione è che cominciare a pensare che forse così non si può andare più avanti e che dire che la politica, tutta la politica è una merda, perché questo è stato il messaggio degli ultimi 20 anni, che è quindi tutto il Parlamento è sempre peggiore, perché c'è gli unici che si mette a dire cambio professione, faccio mi studio per andare a essere definito poi una merda, ok? Perché questa è una cosa. Stessa cosa i giornalisti, hanno distrutto la stampa e poi si lamentano che non c'è più la stampa. Cioè questo è straordinario, cioè nel senso hanno distrutto tutti i giornali, hanno sputtanato, andavano le liste di prescrizione in giro, da un lato e dall'altro, non sto dicendo solo i 5 Stelle che davano anche l'indirizzo di casa, ma sto parlandovi di Berlusconi, sto parlandovi di Fini, sto parlandovi di chiunque, quello che vi pare, in cui tutta la classe, la classe, che poi non è una classe, cioè diciamo la categoria professionale dei giornalisti è stata criminalizzata. Poi a un certo punto, però non c'è formazione in Italia. Di che stiamo parlando? Cioè nel senso che da Tangentopoli in poi c'è un rincoglionimento di massa, diciamo di quella resistenziale, in cui praticamente tutto fa schifo ma non ci si guarda mai in casa e ci si lamenta. Poi adesso possiamo fare tutto un discorso sociologico sui social network, in cui adesso è diventato lo sfogatoio e lamentatoio e non si scende più in piazza, cosa che ad esempio ha fatto Aaron Pettinari nel suo libro
quel terribile 92, che molti testimoni dicono ormai il conflitto è spostato su internet e chi gliene frega della gente, tanto è virtuale, poi il conflitto vero non c'è. Cioè io l'ho visto nascere il movimento antimafia, quello più radicale, conosco una serie di situazioni, cioè, beh, come si fa a dire in un paese che sancisce una serie di garanzie per certi comportamenti antisociali da parte di alcune classi dirigenti, parlare poi di legalità e andare a fare i corsi di legalità. Legalità di che cosa? Questo è il problema. Valvisuta, secondo voi, chi ha sospeso la legalità? Caselli o i manifestanti o la popolazione? Io comincio ad avere dei dubbi. Stessa cosa, a Genova, chi ha sospeso i diritti e la legalità? I manifestanti o la polizia? Secondo il capo della polizia è successo attuale, Gabrielli, che ha avuto un grandissimo coraggio. Per me è incomprensibile, perché conosco la sua carriera, devo dire che sono rimasto stupefatto dalle dichiarazioni, però uno che dice quella roba lì non andava fatta ed è stato uno dei più gravi errori, cioè chiedendo fondamentalmente scusa agli italiani, è stato un passo avanti enorme. Certo. Però questa cosa qui, che cosa c'è, da dove viene? Se non cominciamo a pensare che forse non dovremmo parlare di legalità ma di giustizia, che non dovremmo parlare di doveri ma di diritti, quindi tutti i temi che teoricamente dovrebbero essere dalla sinistra, il problema è che la sinistra non c'è più, ormai io sono orfano da tutto, cioè nel 2008 sono ritornato a essere extraparlamentare, adesso non so neanche più chi sono, nel senso vado a votare, chi voto? Questa cosa qui, in questo momento io non vedo, cioè mi rimetto in gioco a 53 anni, eccetera, ma che, cioè, ci sta un sacco di giovani, ci vorranno decenni a uscire fuori. Roma non si risolve ad esempio, tornando a Roma, pensate che ci si mette, arriva un commissario, eccetera, e in paio d'anni si rimette in piedi la situazione, impossibile, ci vogliono decenni. O un centro democratico o una destra dignitosa, e quindi parlo di classe politica, tu la rimetti in piedi in decenni. In questa situazione l'unica possibilità che tu hai è quella che ci sia un risavimento di alcune parti sane che ancora resistono anche dentro la classe politica, perché ci sono dei pezzi piccoli, marginali, marginalizzati, eccetera, e che ci sia la consapevolezza di quegli altri che così non sopravviveranno a una crisi in cui perfino la sovranità nazionale sarà messa in discussione. Perché noi ci scordiamo sempre che nel momento che noi siamo in piedi e stiamo dentro il patto di stabilità, grazie al calcolo sul PIL fatto sul traffico di droga e la prostituzione, è solo esclusivamente per quello, quindi teoricamente dovremmo pure ringraziare le mafie. Ma lì la questione è che in un certo punto ce lo presenteranno il conto. Non è che possiamo continuare a fare, come si dice a Roma, stai a fare lo sportivo. Cioè, non è che lo puoi fare per sempre, a un certo punto ce lo presenteranno il conto e la nostra sovranità nazionale verrà messa in discussione. E allora non lo è già, Pietro? Allora, è sempre stato, in realtà, il problema è che l'Europa forse ci dava qualche possibilità in più, solo che, come sempre ritornando al libro del 92, perché l'Unione Europea nasce nel 92 di Aaron, la questione è che nessuno ci ha creduto veramente che fosse un'opportunità. Esatto. Cioè, la Spagna ha un debito pubblico molto più grande del nostro, sì. Però ha investito quei soldi in infrastrutture che noi non ce ne sogniamo, e quindi ha un potere contrattuale all'interno dell'Europa molto differente da quello che noi possiamo avere noi. Noi l'unico potere contrattuale è di essere il cestino della spazzatura del grande problema dei prossimi 15 anni, ovvero del milioni e milioni di migranti climatici che arriveranno, e noi siamo alla porta. E questa è l'unica nostra potere contrattuale, è quello di essere la via di passaggio di questa enorme migrazione e di essere il punto di minimo contenimento di questa migrazione. Quindi dovremo fare i conti.
dovremmo fare sono e su cui le mafie possono giocare delle cose pazzesche, cioè questa è la verità, cioè nel senso, qui è nata la migrazione, l'immigrazione in Italia, no? Siamo a Bari, cioè, ricordiamoci l'America di Amelio, il film, sì. Sogno, l'arrivo delle prime navi, è venuto qua. Per una volta non arrivavano da bar le sigarette, arrivava qualcos'altro, arrivavano esseri umani da Durazzo. Esatto. Esattamente. E quella cosa lì è stata anche un'occasione persa. Io me le ricordo quell'immagine della gente che si raccattava le persone, se le portava a casa, eccetera. Quell'ondata di emigrazione ha fatto che un clandestino di allora ha tentato anche seriamente, quasi ci è riuscito a vincere le primarie nel PD per riuscire a diventare sindaco a Parma. E quindi queste persone sono assolutamente ormai italiane, cioè noi stiamo ancora parlando di Ius Soli, che è una realtà in tutto il mondo, e qui stiamo ancora per parlare di questo. O tagliamo l'acqua in piena emergenza idrica alle decine di migliaia di senza tetto a Roma, chiudendo l'unica fonte di acqua potabile. Siamo veramente in una situazione in cui la politica non governa più niente, quando tenta di governare fa più danni che altro. Non sono per le scelte autoritarie, però sono per le scelte di farsi un bel esame di coscienza, e che a un certo punto le soluzioni siano politiche, anche sulla sentenza su Roma. La sentenza su Roma pone un grossissimo problema alla sinistra, che ha avuto tutte le opportunità di mettere le mani su questo. Difatti ci sono dei punti che nello svolgimento appunto del processo che lasciano un po' perplessi a proposito di occasioni mancate, no? Ecco, a volerne dire una? Occasione mancata? La più clamorosa? Mi ricordi Celentano adesso, Pietro? Ce ne sono talmente tante, però diciamo l'occasione mancata è stata nel 97, quando un paio di spiritosoni che giocavano a Risico nelle stanze di due partiti, invece di far cadere Prodi per far salire qualcun altro al governo, si stavano fermi. Quella è stata forse l'occasione mancata più grossa in assoluto. Ricordiamoci che quel governo aveva i migliori ministri che si siano visti negli ultimi 25 anni. I migliori ministri, cioè i più competenti, le persone più che avevano una storia politica alle spalle, quindi avevano un portato di movimenti anche di massa e di opinione, che potevano in qualche modo modernizzare questa cosa per un gioco di potere. Siamo arrivati qua per far saltare poco dopo il terremoto in Umbria, il terremoto di allora, far saltare il governo e poi ritrovarci cosa? Due anni dopo, in cui partivano proprio qua vicino a Gioia del Colle i bombardieri A10 per andare a bombardare la Serbia e il Kosovo, e poi ritornando a scaricare l'uranio impoverito e il munizionamento in Adriatico. Noi che ripudiamo la guerra in Costituzione, che andavamo a fare una guerra dall'altra parte dei Balcani. Cioè questa roba qui, oltretutto firmata da un governo che teoricamente di sinistra, più di sinistra del centro-sinistra dell'Ulivo di Prodi. Cioè questa cosa qui, quell'occasione mancata è stata quella. Rispetto invece all'esame di coscienza che dovremmo fare, giunti a questo punto della storia del nostro paese, in questo senso dovrebbe aiutarci la memoria degli avvenimenti trascorsi, passati, vissuti, ammesso che qualche due abbia vissuti. Tornando un po' alla serata di ieri sera, no? Il ricordo di 25 anni fa, chiedo a te, Rossella, e poi anche a te, Pietro, il vostro 1992. Allora, il mio 1992 è un anno molto intenso, perché
E io avevo in famiglia, continuo ad avere in famiglia uno zio che insomma ha portato avanti una carriera molto vicina a Falcone, Borsellino, e quindi ricordo la grande preoccupazione di mia mamma, questa notizia arrivata così all'improvviso, telefonate, tensioni e quant'altro. Per quanto mi riguarda, per me ha rappresentato una scelta di vita, quindi per me voglio pensare che, come spesso accade, la bellezza nasce dalle ferite, e quindi in questo caso il Caffè dei Cento Passi è nato da lì. È una storia antica, allora, quella dei Cento Passi. Per te, Pietro? Il 92 per me è un anno cruciale, proprio in termini brutali, cioè non sarei neanche qui se non fossero successe una serie di cose proprio quell'anno. Forse ne abbiamo pure accennato in un'altra trasmissione, cioè io nel 92 mi sono trovato a fare il passaggio, cioè nel senso, io facevo politica, lavoravo come in parte come ufficio stampa, cioè facevo la parte per alcuni dei parlamentari verdi, cioè quelli dell'area che venivano da DP, e dall'altra parte facevo proprio il collaboratore di due signori parlamentari che si chiamavano Gianni D'Amino e Edo Ronchi. Quindi il mio riferimento era quella sinistra libertaria che era la stessa da cui proveniva anche Peppino in passato, che si candidò, ricordiamoci, a Democrazia Proletaria, era candidato sindaco nella lista di Democrazia Proletaria. Ovviamente eravamo giovani e baldanzosi, eravamo i rappresentanti di un movimento che era quello ecopacifista, avevo cominciato già a scrivere per varie testate, però ho deciso di fare il salto. Il salto l'ho fatto quando è caduto il governo e si è andato a elezioni, e quando mi è stato detto: ma vuoi andare pure il prossimo anno? Gli ho detto no, voglio tentare di fare la carriera, questa carriera, orrenda carriera che ho fatto in questi anni, quindi ho deciso di mettermi a scrivere. Nel 92, per mia fortuna professionale, forse, non lo so, per mia sfortuna umana mi sono trovato a vivere un paio di passaggi che non sono stati certo eclatanti, ma sicuramente hanno segnato anche le mie scelte professionali poi in seguito. Il primo, quello che il giorno in cui è stato ucciso Falcone, era proprio il giorno in cui ero andato a prendere le scatole per le mie cose alla camera, e appresi prima da un carabiniere che non aveva ancora capito, mentre salutavo il carabiniere all'ingresso, io ci avevo lavorato 4 anni ai gruppi, quindi uscendo saluto questo carabiniere e questo mi dice: mi sa che sta succedendo qualcosa a Palermo, non ho ancora capito, deve essere successo qualcosa di grosso. Dopo poco tempo c'era una mia amica che è siciliana, che stava arrivando, e quindi incontro eccetera, che aveva preso la notizia in viaggio, e lì ho saputo dalla sua disperazione, ancora prima delle sue parole, che era successo qualcosa di gravissimo. Dopodiché pochi giorni dopo io ero a Palermo, perché ho iniziato a collaborare, e la prima cosa che facevano, serviva gente che faceva un po' di lavoro di documentazione, che stava dietro alle conferenze stampa, che c'era un clima che voi non avete idea, e quindi io mi sono vissuto quei giorni lì. Me li sono vissuti tutti, e quindi quella roba poi me la sono trovata pochi mesi dopo, perché poi in realtà il mio passaggio era sugli esteri e mi sono trovato dall'altra parte dell'Adriatico, e quindi non quell'anno lì, per me quella roba lì, cioè per rendervi conto, un mio carissimo amico, l'anno successivo io stavo in una redazione in Italia, ero rientrato per un periodo, io conosco una persona, cioè in realtà ci incontriamo nello stesso posto, ma siamo diventati amici 20 anni dopo, anche se ci siamo letti per anni. Si chiama Sebastiano Pulisano, era uno del gruppo dei siciliani di Pippo Fava, e per una pura casualità, ovvero che io sono un tabagista indefesso, e quindi cercavo un pacchetto di sigarette dopo la chiusura del giornale in una serata d'agosto a Roma, e mi sono fermato al bar notturno del Cornettaro classico, a San Giovanni, ero lì, e che Sebastiano aveva casa fra San Giovanni e Piazza Vittorio, e mentre si sentiva che era successo qualcosa a Milano, c'è stato il voto,
e noi siamo arrivati lì fra i primi. Io mi ricordo che ho fatto anche dei commenti in radio, non mi ricordo, mi squillava il telefonino perché dalla redazione dicevano, avevo comunicato che ero lì, quindi c'erano i TG, i GR che non mandavano ancora le persone perché casomai e chiamavano i colleghi che stavano già sul posto. E mi ricordo questa roba clamorosa, anche perché poi un anno prima mi ero vissuto la stessa cosa in un posto un po' più drammatico, anche perché c'erano i morti, che era via da meglio. E quindi una situazione in cui ti ritrovi e dici non è più finita, poi senti, cioè, mentre stai lì senti il secondo botto, perché era la seconda bomba a Roma. Insomma, non è stata proprio una passeggiata quegli anni lì. Certo che poi il clima che io vidi in quegli anni di grande speranza, eccetera, nel 93 ho avuto qualche sospetto che succedesse qualcosa quando ci fu la prima prediscesa in campo, quindi l'appoggio alla candidatura di Fini a Roma, la prima volta che proprio c'era un candidato sindaco che veniva da una storia post-fascista, chiamiamola così, perché comunque quello era, e poi l'anno successivo il disastro, i due anni per il disastro. Poi la grande speranza, lì l'occasione persa, però diciamo il 92 per me la memoria è dire, cioè, come è stato lavorando e collaborando per far costruire il libro ad Aaron, è stata proprio questa cosa che cambiava tutto, ma anche in termini personali. Lì finì una relazione che avevo cominciato che ero bambino, cioè, perché ero ancora al liceo, quindi mi consideravo un bambino. Lì dicevo, vabbè, questa cosa è finita, voglio fare altro. Cioè, la politica per me era quasi una cosa adolescenziale e quindi tentavo di fare altro. Cioè, ti cambia tutto, così. Ti cambia tutto. Il 92 per me è stato quello lì. E sono rimasto anche un po' fregato. È capitato un po' a tutti, mi sa. Un'ultimissima domanda, se riuscite insomma a risponderci in maniera concisa e breve, perché siamo in chiusura e dobbiamo passare la linea a Massimo Bonella. Come definireste oggi il rapporto tra mafia e potere? Immutato. Immutato rispetto ad allora? Assolutamente. Ma la mafia è potere, non vedo, non le vivo come due entità. Non le tra vivo. Potere finanziario, potere economico, potere politico, se ancora possiamo definirlo così. È un sistema criminale, come lo definisce la famosa inchiesta. Sono un sistema incrociato. Certo, è un incastro. Sono speculati l'uno all'altro. Perfetto, vuoi chiedere qualcosa comunque in chiusura? Sì, forse ci vorrebbe una scelta. Una scelta? Ma anche le vacanze a questo punto, visto la cosa, cioè nel senso, prendiamoci un attimo di tempo. Tiriamo un po' il fiato. Esatto, cerchiamo di capire se si può fare qualcosa. Cioè, l'unica cosa che è possibile è che ci sia un'ondata di ragionevolezza che mi sembra che sia assente in questo momento. È una merce rara questa. Io faccio il moderato, è preoccupante, però io vi avviso. Pietro, una considerazione volevo fare così per radio. Il fenomeno dell'incendio boschivo, che quest'anno si sta ripetendo come un appuntamento costante ogni anno, è come se avessi, io penso di condividere una sensazione con voi, di essere, diciamo, bypassato non solo da una politica che non c'è, come più volte siamo soliti dire, ma anche da una gestione, diciamo, della res pubblica fatta da un condominio di delinquenti che passano sopra le nostre teste e fanno accordi con la politica, a cui chiedono, ma se non gli viene dato ci bruciano l'Italia. Tu come la vedi questa cosa, Pietro? Guarda, io ti dico, non è successo niente di nuovo dagli ultimi, mi ricordo le mie vacanze dopo la maturità in Sardegna, bruciato tutto il nord della Sardegna, io mi salvai perché c'era un autista che trovò una stradina sterrata di un pullman, riuscimmo a sfuggire con una ventina di turisti verso Olbia perché noi stavamo andando a Colfarancia. Io penso, l'estate scorsa io ho visto gli incendi terrificanti in Sicilia, sì. E lì era la mafia che bruciava,
in termini ricattatori. Certo. A me, ad esempio, certe cose che sono partite quest'anno a Roma, fra cui l'incendio di ieri con tanto di nube tossica a Roma, all'Euro, mi fanno pensare che sia una cosa molto simile. Soprattutto le normative ti impediscono ormai di fare speculazioni, eccetera, quindi è proprio una questione quasi terroristica quella dell'incendio. Sì, certo, certo, sì. Io ho la sensazione che qualcuno abbia un po' di tentazioni di mettere sotto tensione, di creare uno stato di tensione in questo paese. Sì. Pericolosissimo. In chiusura, Rossella, ti chiedo quali sono i progetti del caffè per l'avvenire? Allora, io in questo momento ci sto lavorando tanto, teatro, poesia, musica, laboratori con materiali di riciclo, libri, tanta bellezza si spera, e tante cose da fare, perché io ascolto molto e mi confronto, leggo, e sempre poco purtroppo, però leggo. Ma noi cosa facciamo? Noi nella nostra vita di ogni giorno cosa facciamo? Ugo, cosa facciamo? Siamo sempre pronti giustamente a denunciare tutta una serie di mancanze, di inadempienze, di mafiosità. E noi? Dovremmo sconfiggere la mafia che è in noi prima di tutto. Sì, nei nostri rapporti innanzitutto, nei nostri rapporti. Nei nostri rapporti di cittadini verso gli altri cittadini, sì. Perfetto, sono le 19.33, noi purtroppo dobbiamo chiudere questa diretta. L'avevo detto che avremmo chiuso la stagione in bellezza fisica per la signora naturalmente Orsatti, non anche per Pietro. Ma anche per Pietro, dai. Ciao, okay. Pietro, insomma. Cioè, i miei estimatori sono dei poveretti, probabilmente ciechi. Grazie a tutti e due, naturalmente, per essere stati con noi questo pomeriggio. Buon lavoro, Rossella, buona ripresa. Grazie a voi. Buon lavoro a Pietro e naturalmente in bocca al lupo a te e ad Aaron per i vostri libri. Sappiamo che siete in tour per l'Italia. Quindi stiamo partendo tutte e due per direzioni diverse. Io per fare un documentario, lo annuncio, che uscirà, speriamo, il prossimo anno, però anche per riposarmi un po' di vacanze. E Aaron si è proprio dato latitante in termini di... Cioè, si è sciolto il Duomo Monnezza, si è sciolto? Si è sciolto, però ci ricongiungeremo a settembre. Questo è già... Vabbè. Allora attendiamo di vedere il ricongiungimento del Duomo Monnezza. Per intanto vi ringraziamo e vi auguriamo buon lavoro. Ciao ragazzi, a presto. Ciao. Passo immediatamente la linea al Massimo Bonella, e scusandomi per il ritardo, scusa Massimo, ma insomma la conversazione con i nostri amici ci ha preso un po' la mano. Ti passo la linea per gli ultimi aggiornamenti, prego. Ti ringrazio Antonella Intanò, naturalmente è comprensibile, ovviamente, anzi nessun problema. Ecco, abbiamo due notizie degne di metterle sotto riflettori. La prima è questa: una perquisizione è stata fatta nella casa di Bruno Contrada, ex numero 2 del SISDE, prosciolto in Cassazione dall'accusa di associazione mafiosa dopo una vicenda giudiziaria durata decenni. La perquisizione disposta dalla Procura di Reggio Calabria rientra nell'inchiesta calabrese sugli attentati dei carabinieri. Il legale di Contrada, sentite cosa ha detto il legale di Contrada, Giordano. Ci aspettavamo una reazione da parte di chi ha perso e non si rassegna all'inesorabile sconfitta. Contrada è sereno e spera di non essere più disturbato nel sonno. Andiamo avanti, abbiamo un aggiornamento per quanto riguarda il maltempo, perché nelle prime ore del pomeriggio ci giunge notizia che a Roma, in modo particolare in località San Cesareo, si è abbattuta una grandinata, una fortissima pioggia con grandine che ha messo praticamente in ginocchio un po' il traffico. Anzi, addirittura vi posso dire che il centro meteo italiano.it porta questa notizia con questo titolo: maltempo, maxi grandinata mette in tilt il traffico a Roma. Vediamo se abbiamo qualche ultima ora
o ultimo minuto, qui dalla rete sto consultando, no, non c'è altro, cosa dirvi? Niente, io vi auguro naturalmente una buona cena, perché ormai sento che è l'ora dell'appetito. Ecco, giornata di lavoro, io credo che ora sia il momento giusto per mettere un po' di carburante in corpo. E voi al nord cenate alle 18, mi pare, no? Al nord, scusa? Cenate alle 18 circa. Sì. Beh, non proprio così, anzi, guarda, mi ricordo quando ero in Val di Chiana c'era un mio zio, anche lui cenava addirittura a volte alle 5, si spaccava un po'. Sì, si spaccava. Una cena ospedaliera, insomma, una cena ospedaliera. Si spaccava un pomodoro, un po' di olio di oliva, quello buono di toscano, e un pezzo di formaggio, pane buono, quello toscano, e lui faceva la cena e alle 21 era già a dormire. Poi il giorno dopo alle 5 in piedi. E, insomma, ha avuto poi, come dire, lunga vita, insomma, è stato bene, molto probabilmente è uno stile di vita giusto, quindi se tanto mi dà tanto, ecco, riesco a dedurre questo. È assolutamente. No, ho voluto un attimino zoomare su questo, perché so che Ugo è un dottore, quindi mi potrà dare ragione, no? Cioè, era interessante un suo parere a tale proposito. No, il rischio sai qual è, Massimo? Che qui se dovessimo cenare alle 18, poi ci vorrebbe un'altra cena alle 23, insomma. Qui lo sbaglio, dopo viene fuori, no, robe strane, tipo il colesterolo che aumenta, la gente tesa, non dorme la notte, poi no, cioè, la mattina si alza e stanca, questo, e poi quindi c'è la sommatoria di tutto lo stress, no? A fine settimana è distrutto. Aspetta, Bonella, vedo un intruso al caffè dei 100 passi, chi sei? Sono Pietro, stavo domandando che sostanze avevate assunto per dare questo addio culinario a chi vuole. Naturalmente. No, stavo ascoltando il dibattito da lontano, ero un po' preoccupato, cioè nel senso descrizione di oli, di chili di vino, non ho capito. Diamoci un appuntamento a un'osteria, un'ora, un giorno e ci vediamo lì. Ti prendiamo in parola. Prendiamo in parola. Bene, grazie a tutti, grazie Massimo per essere stato con noi in questa stagione. Naturalmente noi ci sentiamo alle 22, nonostante la cena. Ah sì, brava, alle 22, ecco. saluto anche gli amici del Bar 100 Passi. E, esatto. Sì, naturalmente sì, alle 22 con Osservatorio Antimafia e no Osservatorio Planetario, come ho detto prima l'altra volta, e Ugo giustamente mi ha corretto. Infatti voi non lo sapete, ma spesso se non sto attento mi viene da dire Osservatorio Planetario, non so perché, è una cosa che mi viene così, devo stare attento, e stavolta è tutto il cielo. Perché il nostro è uno sguardo ampio, quindi... È uno sguardo ampio, sì, è un po' a tutto campo. Appunto, quindi è giusto. Grazie a Ugo Moreno per averci supportato con la regia. Non l'ho mai fatto, permettetemelo questa sera, ma un saluto particolare lo rivolgo proprio agli ascoltatori della Val di Chiana, che sono, quelle terre sono nel mio cuore, perché ho trascorso periodi meravigliosi dell'infanzia / adolescenza. Non l'ho mai fatto, sono sempre stata tentata, questa volta mi lascio corrompere dalla tentazione. Grazie a tutti per averci seguiti, ci sentiamo alle 22 se potrete, altrimenti torneremo a settembre nei primissimi giorni del mese con una nuova stagione di Spazio Aperto. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci. Ciao, grazie dei saluti alla Val di Chiana. Mi è scappato Massimo.